Studentesse, studenti, colleghe e colleghi, benvenuti alla settima edizione della Parola Innamorata, e alla serata finale, alla premiazione della Parola Innamorata. Come sapete, la Parola Innamorata è un concorso letterario che nasce con lo scopo di avvicinare gli studenti alla scrittura creativa e alla poesia, all'arte letteraria. Cesare Pavese nel Mestiere di Vivere disse che la poesia è una difesa contro le offese della vita. Mario Luzi invece, il grande poeta, qualche anno prima di morire, quando gli chiesero che cos'è la poesia, rispose che la poesia e la letteratura è vita al suo più alto e intenso grado di partecipazione intima. A me piace dire che la letteratura, che la poesia è un bel modo di amare la vita e di vivere la vita, è un grande, meraviglioso atto d'amore verso la vita. Ecco, allora se la letteratura, se la poesia e tutto questo ben vengono, no? Queste iniziative come la Parola Innamorata che offrono agli studenti, ai nostri studenti, la possibilità di cimentarsi nell'esercizio letterario. La Parola Innamorata è un concorso letterario aperto agli studenti del Liceo Nolfi e del Liceo Scientifico Torelli. Siamo giunti alla settima edizione e ecco, io non sono qui per fare una lezione di teoria della letteratura, ma sono qui per dire tre cose. Prima di tutto per ringraziare tutti voi stasera che siete qui, grazie per essere qui. Voglio ringraziare tutti i ragazzi del Torelli, del Nolfi, che hanno partecipato al concorso con i loro racconti, le loro poesie, perché sono dei piccoli eroi, secondo me, sono dei piccoli eroi che in un mondo in cui domina la banalità, la superficialità, la volgarità, hanno scelto la scrittura per esprimersi, hanno scelto la purezza, la bellezza, e la forza della parola poietica intesa come atto creativo, come modo per esprimere se stessi, profondamente e autenticamente se stessi. Ecco, a tutti questi ragazzi, sia quelli che stasera saranno premiati, sia anche agli altri che stasera non saranno premiati, io farei un grandissimo applauso perché sono degli eroi del nostro tempo. In terzo luogo sono qui per annunciare, per presentare i conduttori della serata. I conduttori della serata che sono gli stessi dello scorso anno, sono due giovani conduttori, sono fiero di dire che sono due miei ex studenti, oggi frequentano la seconda liceo classico, seconda B liceo classico, sono bravissimi, sono simpaticissimi, li faccio avvicinare qui, li presento in ordine alfabetico: Nicola Busca ed Ettore Lamorgese. Io vi lascio il testimone, vi lascio il palco e buon lavoro e buona parola innamorata a tutti. Buonasera a tutti, bentornati, oltre che benvenuti dovrei dire, siamo alla settima edizione, ha già detto il prof, ha già ringraziato, sostanzialmente ha fatto tutta la prima parte prof, e questo ci ha rubato tutta la prima scena, adesso non so più cosa dire. No, sto scherzando, posso dire che questa sera io dovevo essere lì tra di voi, dovevo essere tra il pubblico, dovevo essere del pubblico, ma non un posto qualsiasi, io sono uno meticoloso, avevo scelto esattamente la seconda fila, a partire da sinistra il secondo posto, sì, dove sta lei prof, dove sta lei, esatto, quello era il mio posto. Prima una signora è entrata e già c'era gente, il posto centrale era occupato e mi ha detto, no però, attenzione, quello io avevo deciso che sarebbe dovuto essere il mio posto, non va mica bene. Allora io gli dico, signora, se vuole decido il mio volentieri. Ah, e qual è? Ho indicato il parco. Ora non so se quella signora è ancora in sala.
è ancora disponibile questo posto, no? Beh, sostanzialmente anch'io sono tornato quest'anno perché credo in questo momento significativo. Il concorso La parola innamorata è suddiviso in tre sezioni, una di poesia, una di narrativa e una di traduzione. Per ogni sezione sono stati individuati dalla giuria, anzi dalle giurie che poi vi presenteremo, tre vincitori, ma novità di quest'anno, vi sono anche dei premi speciali della critica, sempre tre, due di narrativa e uno di poesia, e ci sono anche cinque menzionati, cinque personalità che meritano, ma la domanda mi sorge spontanea, chi non lo meriterebbe per questioni di tempo, non si può fare, meritano una lettura e una riflessione. Per quanto riguarda le giurie, Ettore, lascerei a te la parola. Sì, Nicolo, ci penso io. Allora, buonasera a tutti. Sono arrivati quest'anno veramente tanti testi da tutti quegli eroi che diceva prima il prof, di cui parlava il prof prima. Bisognava leggere questi testi e valutarli, sennò questa serata non si sarebbe fatta. E quindi vi chiedo di ringraziare tutta la giuria che era formata da alcuni ragazzi, una delle novità di quest'anno, non c'erano mai stati dei ragazzi all'interno della giuria, invece abbiamo voluto dargli un tocco fresco, diciamo, quindi li ringraziamo per primi. Il coordinatore era Federico Frigguelli, e poi avevamo per la sezione poesia Curo Ciameri e Yasmin Vece Crown, mentre per la sezione prosa Michela Bertozzi e Katarzyna Wojcik. Vi chiedo un applauso per voi. Invece i senior, diciamo, i giudici, quelli esperti, e erano i professori, chiaramente, delle due scuole, e per la sezione poesia avevamo la professoressa Candelora, la professoressa Gratani, il prof Ermanno Lolli e la professoressa Rondolini. Mentre per la sezione prosa hanno letto e valutato i testi la professoressa Bigelli, la professoressa Catenacci, il prof Fratini e la professoressa Gaspari. Professoressa Gaspari che era anche all'interno della sezione per la traduzione insieme alla professoressa Giacomoni, al professor Mauro Scardacchi e alla professoressa Baroni. Degli esterni, dei veri e propri esperti, uno per sezione, ed erano il professor Angelucci, un poeta insegnante per la sezione poesia, la professoressa Leonardi per la sezione prosa e Marco Lobascio, un esperto di traduzione